Anche senza microfono. Grazie. E intanto finisco i ringraziamenti generali per l'invito e per essere qua per poter parlare di un argomento così importante, quale è l'educazione finanziaria. E, creditor consumo, anzi creditor consumatori, diciamo che fino a qualche anno fa era un po' annacquato nel panorama dei prodotti finanziari, da qualche anno invece ha avuto un po' più di dignità come prodotto a sé stante, quindi anche noi, probabilmente un po' in ritardo rispetto ai colossi che hanno parlato prima, piuttosto che MPS o Intesa, anche noi abbiamo cercato di andare verso un'educazione, chiamiamo informazione al consumatore. I presupposti, che ha già citato anche il dottor Polidori, sono quelli di avere un cliente informato e di conseguenza soddisfatto. C'è ancora nella mentalità generale, purtroppo, il pensiero che si cerchi di, passatemente, di fregare il cliente. In realtà, cioè, è tutto quello, quando succede, è sicuramente un errore. Perché, come diceva il dottore, cioè, se c'è lì, noi abbiamo intenzione di avere clienti, di tenerli, possibilmente di continuare ad averli. Se io lo tratto male, non sono chiaro, faccio qualcosa di non corretto, lo perdo. Se al contrario invece il cliente è informato, probabilmente diventa anche soddisfatto perché non avrà nessuna sorpresa e di conseguenza farà anche un'ottima pubblicità, perché fino a prova contraria, ancora oggi l'elemento pubblicitario più forte è il tantam, il passaparola. In ogni caso, in quanto società, io lavoro per Agos Ducato, quindi una delle società leader del settore, ci siamo sentiti in dovere qualche anno fa anche noi di fare qualcosa in assenza di una legislazione. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a introdurre degli elementi che spiegassero nella proposizione dell'offerta finanziaria il meccanismo del prodotto. Dopodiché siamo confrontati con l'associazione dei consumatori, quindi come sentite partner ricorrente nelle attività di tutti i nostri soggetti, abbiamo pensato di avere, tramite l'associazione dei consumatori, delle casse di risonanza molto più forti per raggiungere i consumatori. Quindi abbiamo iniziato ad avere, nell'ambito di un progetto che si chiama Tu per Tu, degli incontri con rappresentanti territoriali dell'associazione dei consumatori in tutta Italia, principalmente con quelli con i quali abbiamo un rapporto di collaborazione, un protocollo di intesa, che si fa lavorare assieme, ma aperto anche tutte le altre, anche perché come vedete noi siamo soci di Consumers Forum, quindi abbiamo fatto anche delle esperienze con raggruppando tutte le associazioni di consumatori. Perché? Per dare in modo, un rispetto delle proprie attività, cioè finanziare rimane finanziare, associazione di consumatori rimane tale, ma di essere, di intervenire in maniera non solo ex post, ma anche in aiuto, in maniera preventiva, ha un consumatore, un cliente, un cittadino che va, si rivolge a loro per un aspetto, inizia a parlare di finanziamenti o di prestiti, cosa cerchiamo di fare? Che l'associazione dei consumatori dia già quelle due o tre nozioni, dire guarda, stai attento a, chiedi se ci sono delle spese, chiedi se c'è l'assicurazione, guarda quant'è il TAN, guarda quant'è il TAG, per aiutare il cliente ad abituarsi a essere parte attiva nell'acquisto, nella sottoscrizione di un contratto, cercando di far sì che questo avvenga in maniera consapevole. Dopodiché abbiamo scoperto anche una cosa che ha proposto anche la dottoressa nella sua ricerca, abbiamo fatto anche dei road show, siamo andati nelle piazze i sabati e le domeniche con una tensa struttura, in mezzo alla gente, quindi pronti a essere massacrati dai clienti che passavano nelle principali piazze. Però in realtà invece abbiamo scoperto che c'è un sacco di gente che vuole informarsi, che chiede, che arrivavano qui i volantoni, scusi, ma cosa vuol dire qua che c'è il TAN zero, il tasso zero? E abbiamo cercato di illustrare di che cosa si trattava e a che cosa fare attenzione. Abbiamo proposto anche, siete i primi, avere un brand channel su YouTube dove cerchiamo di illustrare le regole, quello prima che in maniera, speriamo, cioè nell'intenzione simpatica, attraverso dei video. In maniera semplice, con un linguaggio semplice che permettano di fare, tra virgolette, autoformazione. Abbiamo istituito un sito, si chiama Vediamoci Chiaro, in modo tale che anche lì siano riportate tutte le regole. Quindi siti, come diceva anche la dottoressa, l'avvocato nella sua ricerca, non di prodotto, ma siti di formazione, di informazione. Se non altro, dove un cliente, un consumatore, un cittadino, chiamiamo un cittadino, una persona, può informarsi e se non altro farsi venire il famoso ragionevole dubbio, da chiedere, da domandare nel momento in cui, nel momento del bisogno, che abbiamo visto che è uno dei momenti principali.
principali per la categoria dei non studenti, per avere delle informazioni, possa essere, ripeto, ritorno su questo concetto, parte attiva, vale a dire fare delle domande, abituarsi. Poi siamo andati anche noi nelle scuole, abbiamo iniziato, questo è il terzo anno scolastico che facciamo, piano piano stiamo cercando di, prima subito abbiamo lavorato in Lombardia, non so se è a Milano, adesso quest'anno invece abbiamo fatto un po' in giro per tutta l'Italia, però con sforzi, diciamo, personali mio di un'altra collega e economici comunque purtroppo non purtroppo ridotti, e nel nostro piccolo comunque siamo riusciti a ottenere un contatto con 800 studenti. Gli sottoponiamo un questionario prima di iniziare la lezione e per vedere qual è il loro grado di conoscenza di alcuni elementi. Abbiamo cercato di adottare un linguaggio diverso chiaramente da quello che usiamo con l'associazione dei consumatori, un sistema di coinvolgimento, per esempio abbiamo fatto dei contest dove loro ci mandano dei video che hanno fatto loro con uno smartphone semplicemente, riproducendo una ipotesi di sottoscrizione del contratto per vedere se c'erano tutti i passaggi corretti. Quindi tutto va in questa direzione di cercare di avere un consumatore, un cliente il più soddisfatto possibile, il più informato possibile. È chiaro, adesso qua mi unisco un po', ho un sacco di appunti perché essendo tra gli ultimi ho preso un sacco di interventi interessanti. E quando però si parla di un gap culturale a livello nazionale, è chiaro che tutto lo sforzo che possiamo fare noi operatori, meritorio, bravi, ce la mettiamo tutta, però è sempre un po' una goccia nel mare. Per esempio, ripeto, noi in due anni, in tre anni abbiamo raggiunto un migliaio di studenti, 1.500, sentivo parlare di 60.000 studenti, ma nel panorama del numero di studenti siamo ancora lontani da avere una conoscenza diffusa. Prima parlava la dottoressa Bianco di magari capire se erano più assimilabili anche concetti di matematica o ragioneria, e a me piace più pensare che questo tipo di materia sia la vecchia, adesso mi pare come dice, non so, però, educazione civica. Far sì che, quello vuol dire che dovremmo cercare di abituare gli studenti a pensare, a ragionare anche su questi temi, perché poi immaginare che escono con una formazione tecnica a puntino, anche perché poi gli argomenti sono tanti, io parlo di prestiti, di finanziamenti, c'è l'investimento, c'è il prodotto bancario, ci sono un sacco, tantissimi argomenti che sono probabilmente difficili da spiegare in toto allo studente, però sicuramente invece potremmo fare qualcosa per abituarlo a pensare, abituarlo a ragionare anche su questi temi. Cosa che invece lo fa poi solamente quando è nella vita attiva, sperando che trovi un lavoro, quando avrà bisogno del famoso prestito, di aprire un conto o di investire o di pensare alla previdenza. Quindi tutto quello che potremmo fare è quello di cercare di fargli capire l'importanza, di abituarlo a ragionare sugli investimenti, fargli capire che cosa è il sovraindebitamento, e noi operatori cercare chiaramente di metterlo in pratica il meno possibile. Anche qua l'ultima cosa che vogliamo fare è prestare i soldi a chi so che non me li dà, cioè sarebbe contro quello che dovremmo fare. Quando succede, perché purtroppo succede, è chiaro che è stato un errore, non certo di volontà o di mancanza di regole, perché il dottore della compliance, anche noi abbiamo la compliance, come vedete l'hanno intervallato, non anche se dalla legge ma dalla parte dei regolatori, perché ci fanno dei controlli assolutamente stringenti sul fatto che l'azienda si comporti seguendo le regole e mettendo in campo le procedure e prodotti corretti. Non so se ho ancora tempo, però qua ripeto, ho preso un sacco di appunti. Piacerebbe, l'ideale sarebbe appunto che ci fosse un programma, diciamo, a monte, dove la costruzione del programma prevedesse il coinvolgimento però di tutti questi attori che attualmente in maniera autonoma stanno facendo qualcosa sul territorio, coinvolgere esperti di educazione, perché giustamente l'aspetto psicologico e le tecniche di insegnamento devono essere comunque rispettate, coinvolgere le associazioni di consumatori, perché? Perché loro sanno per primi quella che è l'esigenza, il dubbio che del cittadino, perché quando hanno un dubbio, chiamiamolo problema, vanno da loro, quindi loro sanno già quale sarà la domanda probabilmente. E poi nel mondo dei non studenti mi piace anche ricordare il mondo degli studenti, non solo quelli studenti da scuola ad obbligo, ma anche gli studenti delle scuole serali. Noi quest'anno abbiamo fatto un esperimento, abbiamo fatto un intervento anche con una scuola serale a Bari, dove arrivava gente che comunque era già inserita nel mondo del lavoro. Quindi qualcuno che aveva già sottoscritto qualche finanziamento, sicuramente aveva un conto in banca,
ed è stato veramente veramente molto interessante. Quindi sicuramente tenere da conto tutti quanti, tutta la categoria di studenti, ripeto, non solo quelli all'obbligo, ma anche quelli che affrontano l'istruzione in un secondo momento per motivi di vita particolari. Ho concluso, se volete, ripeto, sul nostro, sul Brand Channel, sulla YouTube c'è il nostro sito, andate a vederlo, perché ripeto, non è di prodotto, è proprio a disposizione di chi vuole formarsi, informarsi e almeno farsi venire il famoso ragionevole dubbio da poter essere poi risolto o dall'associazione consumatori o da, direttamente dall'operatore. Grazie a tutti.